Alessandro Bonu, siete contenti perché un esordio problematico sulla carta e poi anche sul campo perché l'avversario San Teodoro è forte, però iniziate con una vittoria e scacciate un po' quei dubbi sorti in Coppa Italia. Perché? Perché comunque avete cambiato tanto, è arrivata un'eliminazione, ma potevate anche qualificarvi perché nella gara di ritorno bastava un gol e passavate voi. Però avete, forse da quelle due partite avete registrato qualcosa. Sì, è stato un mese difficile, difficile nel senso che siamo un gruppo nuovo, quindi sappiamo che dobbiamo ancora capire le dinamiche di un nuovo modo di giocare, nuovi compagni, abbiamo cambiato tanto, quindi l'avevamo messo in conto. E oggi siamo davvero contenti perché l'avversario era davvero, davvero tosto, un gruppo che si conosce, negli ultimi anni ha fatto davvero bene. E sapevamo di avere un esordio in casa davvero difficile, però siamo stati bravi. Siamo stati bravi, le partite di Coppa ci hanno aiutato tantissimo per conoscerci e poter fare bene. Tra l'altro vincete segnando due bei gol, perché arrivano con un'azione manovrata, due colpi di testa. Come abbiamo detto al mister, Figos non è una novità che segni di testa, se lo fa Mele è una bella sorpresa per voi. Sì, il più giovane e il più grande, o più o meno siamo certo. Là. No, sono contento per entrambi, Alessio perché è un giocatore che conosciamo, è per noi un valore aggiunto, e Bebo, un ragazzo che vale, come tutti i nostri giovani, sono forti, sono ragazzi in gamba, si sacrificano, fanno gli allenamenti davvero, davvero molto bene, sono contento per lui, ma è solo l'inizio e sa che il campionato sarà a lungo. Ecco, un campionato per voi inedito, perché? Perché è la prima volta che la Ferini cambia così tanto, giusto? Sì. Io negli ultimi anni non ho mai fatto, sono qua da qualche annetto, non ho mai visto un cambiamento simile da una stagione all'altra, ma è anche positivo, nel senso, i compagni che sono andati sono un pezzo della Ferrini perché c'erano da tanti anni e le amicizie restano, mancano tantissimo dal punto di vista del gruppo, lo spogliatoio. Adesso saremo bravi a creare un altro gruppo e come hai detto tu è difficile perché non è mai successo questo in questo ambiente, però allo stesso modo è una motivazione in più per poter iniziare l'anno con motivazioni nuove che ti danno poi la benzina per poter andare avanti. È giusto per stare nel tema, poi alcuni degli ex compagni li incontrate proprio domenica a Villa Simius. Camba e Argiola hanno segnato, ma il Villa Simius ha perso, quindi avrà il dente avvelenato almeno per sbloccare la classifica. No, vabbè, Matteo, Lorenzo, ma poi altri giocatori che sono nel Villa che conosciamo, sono davvero giocatori forti. Sono contento se oggi hanno fatto gol e che stiano facendo bene. Poi mi farà piacere ritrovarli domenica e sarà sicuramente una bella partita contro una squadra sicuramente forte. Ecco, che risposta cercate da quella partita? Perché poi parliamo di una matricola, ma con giocatori di categoria. E voi cercate una continuità? Esatto, matricola sì, vabbè, è vero, però sono giocatori davvero importanti e noi dobbiamo dare continuità, noi dobbiamo continuare su quello che stiamo facendo, far vedere che quello che abbiamo fatto vedere di buono oggi è frutto di un lavoro fatto in questo mese, dobbiamo andare avanti e macinare sulle nostre certezze che stiamo iniziando ad avere. Tra l'altro abbiamo ricordato che sono andati via diversi giocatori, quelli arrivati, uno era squalificato, uno era in panchina, ha giocato gli ultimi 10-15 minuti e di fatto è rimasto l'osso della Ferrini che ha portato questi tre punti. Sì, è sempre la nostra forza, i tre nuovi, Mirko oggi ha giocato dal primo minuto, ha fatto una grande partita, gli altri, Sandro squalificato e Seba che non sta ancora bene, saranno, ripeto, un valore aggiunto, ma con un gruppo che c'è già, che si conosce, che anche se sono andati via in tanti, tutti gli altri ci conoscevamo e devono essere bravi loro a integrarsi con noi come stanno facendo. Sono davvero giocatori, davvero, ripeto, un valore aggiunto per la nostra squadra. Poi di fatto il quarto acquisto diventa Marco Aresu, perché l'avevamo dato fuori dal gruppo Ferrini, invece l'avete trascinato con forza dentro. Sì, all'ultimo siamo riusciti a portarlo dentro. Marco, ma sono davvero felice che sia qua, anche perché, ripeto, con tutti i giocatori che sono andati via, avere uno del vecchio gruppo fa piacere e ci dà forza per andare avanti. È chiaro che dirti cosa farà la Ferrini è abbastanza presto. Sì, troppo presto, poi lo sai, vediamo partita per partita. E non conosciamo neanche tanto bene il campionato, perché è campionato nuovo, tante realtà nuove, quindi non avrebbe senso. E vedremo piano piano. Grazie Alessandro, complimenti. Grazie a te.